Ok, tolte le sei, i sei dadini qua dietro e relative rondelline piccole, tolte le tre viti qua, che sono quelle nere lì, che sono quelle del contachilometri, il tutto si può smontare. Si può smontare facilmente con occhio però a questi due connettori che adesso ho tirato fuori, che sono quelli che sono attaccati, poi rimangono attaccati al contagiri e al contachilometri. E io mi sono aiutato un po', mi aiuto sempre con un po' con una punta dietro, con il dietro di una punta e li tiro giù, piano piano li cerco di tirare giù e si sfilano sempre, però è un'operazione che deve avere un po' di riguardo. E quindi questo è il guscio, quindi ormai questo è il guscio, vedete che dentro non c'è assolutamente nulla, quindi questo lo mettiamo qui e qua invece rimane il quadro strumenti. E qua invece rimane il quadro strumenti con l'elettronica, diciamo così, sia del contachilometri che del contagiri, e che qua ci sono solo gli strumenti di controllo, niente, non c'è elettronica, non c'è elettronica di gestione, mentre qui in questi due strumenti c'è l'elettronica di gestione. Noi adesso andremo a recuperare sia il contagiri che il contachilometri, praticamente gli faremo un intervento. Più che altro un manutentivo, anche vedo che qua ce n'è già bisogno perché il condensatore lì sta già tirando fuori acido, vedete che è tutto puntinato lì. Insomma, bisogna cambiare questi due componenti qui, sia per il contachilometri che il contagiri. Scusate la sfocatura, ma è abbastanza difficile. E poi eventualmente, ma non è questo caso, il transistor. Ecco, una parola in più la voglio dare invece sul contachilometri. Contachilometri è questa versione qui, che la mia è una mia del 98 e ha il motorino qua, tutto l'ingranaggio, diciamo così, aspetta che lo metto giù. Allora, ecco, facciamo così. Ecco, tutta questa parte qua, la riduzione che avevamo ora i numeri, qua è messa dritta. In realtà molti piastrini ce l'hanno messa tutta sfalsata perché si vede che hanno cambiato la riduzione qua, e quindi anche di queste qua ce ne sono un po' di versioni, bisognerebbe andare a trovare effettivamente quella giusta. Comunque il piastrino di gestione invece è uguale per tutti, almeno a prima vista, non siano componenti elettrici, non siano schemi elettrici, quindi non si possono sapere effettivamente se ci sono delle varianti o meno. Comunque io li separo in questo momento e poi vi faccio vedere le differenze che bisogna, cioè cosa andiamo a sostituire e cosa andiamo a verificare, sia per quello che riguarda il contachilometri in questo caso che quello che riguarda il contagiri. Per quello che riguarda la piastrino del contagiri, l'elettronica del contagiri, quattro dadini, quattro rondelle, quelle che sono attaccate qui e viene via. Per quello che riguarda invece il contachilometri, bisogna andare a prendere io di saldatore di saldatore di saldatore e sganciare, praticamente di saldare questi otto contatti che tengono praticamente attaccato l'elettronica alla meccanica. Un particolare del contachilometri ed è questa forchetta qui nera. Adesso cerco di farvela vedere di più. Eccola qua, questa forchetta nera è quella che salta praticamente quando il parziale, ammesso che sia tutto a posto, quando il parziale del contachilometri non resetta più, è perché premendo il pulsante, è perché questa forchetta praticamente ha scavallato e sganciata e praticamente non vi funziona più il meccanismo del reset del contachilometri. Ok, qui abbiamo il circuito del contagiri a sinistra, il circuito del contachilometri a destra. I pezzi incriminati sono questi qui, eventualmente. Sono 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. Questo se non capita grandi cose, il transistor se non capita nulla è buono e niente. Se vedete che sotto è giallognolo, allora cambiatelo perché è sicuramente in perdita. Di solito chi salta, nella maggior parte dei casi, è questo condensatore qui. 330 micro 16 volt, che io consiglio di sostituire con un 330 micro 25 volt, perché 16 volt con l'alternato dell'alternatore gli arriva già. Comunque, sostituiamo
sono componenti di scarsa qualità che vanno cambiati a prescindere. E poi anche questi condensatori qui, che comunque a questo punto non fa 1, 2, se il transistor è buono lo si lascia, è buono. E sicuramente ne giova praticamente la circuiteria, e adesso che noi le cambieremo e via. Invece un lavoro dove mi sono spinto di più è questo. Adesso ve lo faccio vedere perché insomma ho fatto così. Vi ricordate che io vi ho detto praticamente che questa qua ce ne sono di due tipi, una con tutta in linea come questa e l'altra sfalsata. Benissimo. Quelli sfalsati si tolgono anche senza montare il tachimetro, il contachilometri. Invece questi qua, per vedere che gli alberini fossero tutti integri e gli ingranaggi pure, bisogna smontare il tachimetro. Ed eccolo qua. Praticamente ho dovuto separare, praticamente ho dovuto separare questo. Vedete che è smontato? Vedete che è giù? Adesso non ve lo alzo, ma questo è separato. Per fare questo ho dovuto smontare le due viti, ho dovuto togliere la lancetta anche qui. Non vi faccio, insomma, per togliere la lancetta, ecco, ho messo un pezzo di carta sotto, ho messo un pezzo di carta sotto la lancetta, ho tolto praticamente il coperchietto, questo, la mezzaluna che c'è qui, il coperchietto è questo qui, il coperchietto è questo, la mezzaluna è questa qui, che poi si va a rinfilare, ma c'è anche in un altro video, nostro video si vede queste cose qua. Quindi, tolti questi due componenti, messo il foglio di carta sotto, questo, con una forchettina, tac, ho fatto leva e mi è venuto fuori l'indicatore. Dovrebbe essere tutto a posto. Qua c'è sempre solo da incrociare le dita, e mi raccomando, sempre solo da incrociare le dita. Per smontare sta cosa qui, che nell'altro modello si sfila senza smontare niente. Ecco, diciamo che di solito le cose più vecchie sono le migliori, in questo caso no, in questo caso assolutamente no. Ecco perché forse hanno optato per la versione più slim con un'altra pedinatura. Comunque, nel mio caso gli ingranaggi qua sembrano essere a posto, quindi diciamo così, perché questo? Perché questo fa sì che se non gira o è rotto, come mi è capitato, va a finire che il contachilometri o il totale o il parziale non funziona. Invece qua, da come lo vedo, dovrebbe essere a posto. Questo riduttore qua è a posto. Quindi procedo adesso per la sostituzione dei condensatori, e la sostituzione dei condensatori e il transistor no, perché i miei funzionano, e poi rimonteremo tutto. I componenti sono stati cambiati, sono state effettuate nuove saldature e di fatto, niente, adesso rimontiamo tutto, non ci resta che rimontare tutto. E bisogna rimontare il contachilometri, lo strumento, le piastrine qui, fare le dovute saldature, montare il riduttore, il mitico riduttore, e la lancetta e via. E questa volta lo proveremo sul banco, perché andare giù e rimontarlo e vedere che c'è qualcosa che non funziona eventualmente non è bello. Lo riproveremo qua sul banco. Bon, abbiamo rimontato tutti i circuiti, abbiamo cambiato i componenti, rimontato, risaldato. E quindi non ci rimane che andare alla prova, cioè rimontarlo dentro la sua scatola, il suo contenitore, collegare i cavi, mettere le 6 randelle e poi andare a vedere cosa combina effettivamente, in fase di test.